aspettando che arrivi Alberto, perché oggi si preannuncia una giornata epica. Saremo io e Alberto con le nostre due Silvia, ovviamente Tommy sarà con me, e andiamo a Castelletto ad una giornata drift di Gallo. Quindi abbiamo questa reunion proprio del team. Secondo me ci sarà da ridere a far incontrare Gallo e Alberto. Arrivato Alberto, ci siamo subito diretti a Castelletto. Neanche il tempo di arrivare e... vabbè, drifta cazzo! Beh, ci sta, vedi, non devi neanche portarla su tanto di giri, ma che bella questa! Bella questa! Vai, vai! Oh! Cazzo, questa era bella! Sì, cazzo! Volevo fare un po' di mangi! Il mangi drift è una tecnica che consiste nel far oscillare l'auto da un lato all'altro della strada o della pista. Sostanzialmente, lungo un tratto rettilineo della strada o della pista, l'auto continuerà a muoversi a zigzag. Un po' più di gas? Ma sono in rodaggio! Il mio IBAN ce l'hai? No! Lo sapevo! Lo sapevo che ci sarebbe cascato! Ah, nonostante il rodaggio, l'aria condizionata è chiusa dentro! Vai piano, che sei in rodaggio! No! Limitatore, no! No! Sapevo io, cazzo! Albi, ma hai sparato 2-3 limitatori, cazzo! Ma no, ero a 6.000! Ma si dite, ma no! Abbiamo la prova video. Bene, l'abbiamo già battezzata. È già sporca marcia. Guardate che bello. Me l'ha messo Albi. Questo è l'Ikigai. Andate a vedere che cos'è su internet. La parola Ikigai vuol dire tipo obiettivo di vita, una roba del genere. Vi dovete leggere un libro che vi metto in sovraimpressione, che è bellissimo. Io l'ho letto. Fantastico. Come immaginerete, la voglia di provare la Silvia di traverso era tanta. E quindi senza esitazione ci siamo lanciati nel piazzale. Entra più veloce, t'ha detto Albi. Prova. Andiamo a provare sto 8. Ma non so come mai si continua a spegnere quando mi fermo. Anche se faccio frizione e freno, ma me lo faceva anche in giro per strada. Ogni tanto si spegne. Il minimo che non turbassi. Bisogna tirare un po' su, vero? Ovviamente Gallo è salito con me e abbiamo continuato ad esercitarci con l'8 sul bagnato. Fondamentale per imparare. Vola. Come hai detto tu, se lo fai dolcemente va benissimo, perché dolcemente tutto rimane, anche la sua risposta sì, diventa sì, dolce. Sì, esatto. Minchia, sta entrando tutto. Puoi provare a guidarla? Sì, sì. Vai. Mamma mia, che brutto. Bisogna mettere a posto gli angoli. Con il termine regolare gli angoli si intende sistemare alcuni aspetti dell'assetto come campanatura e convergenza. In base alle regolazioni l'auto avrà un comportamento più sottosterzante, come in questo caso, o più sovrasterzante, come dovrebbe essere in questo caso, per driftare. Visto che gli angoli della mia sono da sistemare, intanto ho provato quella di Albi. È salito poi Gallo con Albi ed è successo un patatrack.
caduto! Aiuto! Sei caduto! Leva! No! Cazzo! Per fortuna ha solo crepato un faro posteriore, gli ho dato io il mio, tanto li ho cambiati. Come potete vedere ci sono gli addetti della scuola Gallo Drifting School che stanno creando il pistino, come sempre. E credo che oggi proveremo per la prima volta a lanciarci dentro con il Silviozzo nazionale. Siamo poi saliti con Yemar. State attenti alle orecchie, avviso di urla incontrollate. Pronto? Ma a farci sognare. Cazzo duro come prima. Porco Diaz! Oh! Madonna! A cazzo durissima! È tutto simulatore. No, ti prego, rifammelo. Devi rifarmelo tutto proprio. Madonna, ma che bello, ma hai visto cosa fa? Pazzo sei. Pazzo furioso. Ma cazzo ci fai a Pordenone? Ma vieni qua. Guarda, ma come gattato. Madonna. Vai, vai, superalo che ci siamo. Oh, porco Diaz, ma che cazzo fai? Ma tu sei un pazzo. Ma come va? L'attacco che mi fai qua mi fa sfonda stego. Madonna, non ci credo. Non ci credo cos'è successo. Siamo vicini, siamo vicinissimi, Dio. L'acqua dentro. Minchia, ma come mi sto divertendo, bastardo. Sei un pazzo. Dai, ancora uno, dai. Oddio. Porco Diaz. No, non ci credo. Ma quanto stiamo andando! A questo punto, mentre Yemar continuava a fare il matto, volevo provare anche io con la Silvia. Perlomeno provare. Solo che quando butto giù non va perché... Mappare, bisogna mappare. Signori, seguiteci anche su Twitch per un drift in diretta. Allora, abbiamo fatto la prima prova della macchina, ovviamente è divertentissima, mi sono reso conto che è incredibile come si muove, e però ci siamo resi conto, facendola provare anche ad Albi, ma me ne sono reso conto anch'io, che bisogna cambiare gli angoli, cioè tende tantissimo al sottosterzo. Vediamo di farla sistemare, perché poi invece provando quella di Albi è completamente diversa, funziona molto meglio. Vabbè che sono diverse anche le gomme, però scivola molto meglio, scorre meglio, non sottosterza. Comunque che schifo
schifo con quest'acqua, mamma mia. No, è una merda. Ma che roba? C'è, ma dobbiamo lavarla. Sì, sì, no, dobbiamo lavarla subito. Calcare, sassi, ci sono i sassi. Bene, carissimi, questo video termina qui. Abbiamo lavato la macchina. Ringraziamo Gallo per averci ospitato ancora una volta e Alberto per essere venuto con noi e aver sfondato il fanale della sua figlia. E noi ci vediamo al prossimo video su questo canale, quando avremo sistemato gli angoli della macchina, l'avremo mappata e faremo drift. Un saluto.